chiesto con forza che l'AIE venga considerata come un'istituzione del paese. Sì, un riconoscimento che però più che essere un riconoscimento di quello che noi siamo e facciamo, che continueremo a fare e a essere, è proprio l'assunzione della priorità. Questo è il tema, cioè, basta parlare di cultura perché è un tema facile, ma fare cultura che è un tema un po' più complicato. Lei ha parlato anche della fiera, di un lavoro, mi sembra di aver capito, anche sinergico. Roma, Bologna, Torino devono lavorare in sinergia. Guardi, io sono ancora più avanzato, diciamo così. Io penso che non solo devono lavorare in sinergia, ma che bisogna creare una vera rete di sistema in cui le tre manifestazioni mettano tutto insieme e vengono anche in certo modo coordinate quelle che sono le attività, le identità di ognuna, le esigenze di ognuna, che facciano però praticamente un unico sistema, un unico centro di diffusione che è quello poi fondamentale della lettura. La fiera di Roma arriva dopo la mega fusione Rizzoli-Mondadori. Come si pone lei anche rispetto ai piccoli editori? Allora, io faccio il presidente dell'AIE, quindi non parlo di mercato in questo senso. La fusione Mondadori-Rizzoli è una tipica operazione di mercato. Quello che posso però dire è che bisogna anche in questo caso superare un po' il concetto di grandi e piccoli editori. E voglio ricordare che se esiste da 14 anni la fiera Più Libri, Più Liberi, è grazie anche ai grandi editori che supportano il mondo dell'editoria sotto tutti gli aspetti, non solo da un punto di vista, diciamo, intellettuale, culturale, ma anche economico. E quindi oggi questa manifestazione è la manifestazione dell'editoria italiana. Questo è un tema che a me è particolarmente caro ed è un tema che credo sia la forza della nostra categoria.